Sì, grazie Presidente. Un ordine del giorno molto chiaro che detta una linea precisa, ovvero, come dicevo, seguire il futuro della Metro C, grazie, sia nel breve termine, cioè avviare gli studi per verificare quale sia la soluzione migliore per l'attestamento delle talpe. Le talpe sono le macchine meccaniche che stanno scavando le gallerie ora tra le stazioni di Ambaradam e appunto Fori Imperiali, e c'è un tecnicismo però sul quale è importante che ovviamente ci sia la massima attenzione da parte della Giunta e da parte delle nostre aziende, perché queste talpe bisognerà capire bene il miglior attestamento dopo la stazione di Fori Imperiali per consentire il proseguimento dell'opera. Quindi so che sono delle valutazioni che già si stanno facendo, però è bene ribadire anche in questa sede la nostra volontà di verificare le soluzioni migliori per consentire il proseguimento dell'opera e proprio su questo punto poi mettere in campo tutte le risorse a disposizione per riavviare e formalizzare quanto prima la project review, la revisione progettuale della tratta T2, che è la tratta centrale della metropolitana, appunto da Fori Imperiali a Piazzale Clodio. Sappiamo, abbiamo detto molte volte, che il completamento della metropolitana e un ulteriore scambio con la metro A dopo quello di San Giovanni sarebbero fondamentali per alleggerire la stessa metro A, per creare un anello quindi all'interno del centro storico, dove ovviamente mettere in campo con ancora più decisione forme di riduzione della mobilità privata. Ci crediamo e quindi è importante anche in questo caso ribadire fermamente la nostra volontà. Anche su questo punto so che già sia i nostri tecnici che la nostra parte politica è al lavoro, però una manifestazione da questo punto di vista dell'Aula sicuramente è un atto dovuto, è un atto molto importante per il futuro dell'infrastruttura. Grazie Presidente.